36. Cervello e corpo. Cerchio e seno, attraverso lo strumento che da sempre vuole rimanere anonimo. Entità IM. Attraverso lo stimolo interno e la volontà che gli è propria, lo spirito procede sulla via dell'evoluzione, sia materiale che spirituale, scegliendo e sviluppando quelle forme attraverso le quali acquisirà esperienze necessarie al raggiungimento della meta. Vi chiederete, figli, perché la coscienza, che in definitiva è parte integrante dell'io spirituale e quindi trascende la materia, necessita, per il suo sviluppo, della corporeità inserita per lo più in una dimensione spaziale e temporale. Rispondiamo. Affinché nella coscienza lo spirito possa divenire consapevole delle proprie possibilità rispetto alle cose del mondo materiale, è necessario che queste cose siano delimitate nelle forme concrete della materia e nelle forme dello spazio e del tempo, e cioè che, coincidendosi e opponendosi in un certo senso nella realtà tangibile del mondo materiale, si affermino come cose a sé e per sé stanti. La delimitazione delinea nello spazio e nel tempo le forme infinite degli esseri e delle cose. Senza questo processo, allo spirito mancherebbe la possibilità di concretare ciò che è pura intenzionalità e pensiero teoretico, in una dimensione aspaziale e atemporale, nonché immateriale, non vi è un vero sviluppo della coscienza. Auspichiamo che abbiate compreso l'importanza che assume per lo spirito il vivere nella dimensione fisica. Il continuo spazio-tempo è la trama universale in cui si concludono e in cui si dispongono tutte le esperienze che si determinano nella coscienza. Terminiamo dicendo che in funzione della coscienza si deve conservare, per poi restituire, quanto lo spirito apprende nel reale. È per questa necessità che lo spirito deve servirsi degli organi materiali. Tali organi si possono definire come organo di conservazione e allo stesso tempo di restituzione, e come organo di ricezione capace di operare e dare alla coscienza la realtà del mondo circostante. Ripetiamo che gli organi così descritti non sono altri che il cervello e il corpo propriamente detto. L'originarsi e lo svilupparsi del cervello e del corpo in un individuo seguono e accompagnano l'origine e lo sviluppo della coscienza stessa.